Questo sono io, lunedì 11 settembre, al buio e senza benzina in autostrada, di notte, su uno scooter. Come ci sono finito? Fra poco ve lo dico. E in questo video parliamo di Valentino Rossi, Manuel Poggiali, Marc Marquez, Steph della MotoGP, della MotoGP in generale, di quel che succede in un gran premio di MotoGP, eventi collaterali, feste, garette e altro. Comunque era estate e come si stava bene d'estate, era caldo, eccetera, eccetera. Ma partiamo dall'inizio. È il martedì della settimana del Gran Premio di MotoGP di San Marino. Ed eccomi appena arrivata a Brescia per ritirare uno scooter che mi porterà a Misano ed altre cose. Lo scooter è questo, un Voge SR4 ritirato da Padana Sviluppo, uno scooter super comodo e pratico, con tanto spazio per riporre borse e cose e con un ottimo motore. Tornato a casa da Brescia, circa 300 km, sono subito ripartito per andare a un evento pre-Misano, ovvero Maroil e Barda che festeggiavano 50 anni di collaborazione. E lì abbiamo potuto intervistare quattro piloti, cioè Danilo Petrucci, Luca Marini, Michele Pirro, Alex Gramigni. Queste interviste non ve le sto a mettere qua, sono già su YouTube perché sono uscite a settembre. Dopodiché sono ripartito da Altopascio, provincia di Lucca, dopo aver mangiato queste delizie e dopo aver parlato a cena per tutta la sera con Danilo Petrucci del Palio di Siena, anche lui è un grande appassionato, sono tornato a Pontedera per prepararmi ad andare a Misano, dove sono arrivato il giovedì, ma prima della partenza, la sera prima, ho avuto, come molti di voi in quei giorni, l'asta di Fantacalcio. Eravamo una decina, abbiamo mangiato pizza, birre e poi abbiamo giocato a costruire la nostra squadra. Al mattino presto sono partito per Misano e nel pomeriggio ho assistito alle conferenze di vari piloti e alla presentazione di questa Aprilia RS 457 e ho scambiato due chiacchiere video con l'amico Manuel Poggiali, ovviamente fuori dal circuito per questioni di diritti, e Manuel non ha potuto dire niente su quanto sarebbe poi successo poche settimane dopo. Però, come vedete, Poggiali ridacchiava quando gli ho chiesto di Marquez. Per riguardo alla tasella, non ci sono novità o c'è qualcosa che ci puoi anticipare? Ma intanto non spetta sicuramente me dirlo. Come poi ha riso Marquez I love you. Quando ha provato la Ducati a Valencia. Ah, a proposito, secondo voi lo vince il mondiale? Comunque, tornando a Misano, sempre il giovedì ho preso lo scooter e ho fatto 12 km e sono andato da Misano a Tavuglia per andare alla festa in onore di Valentino Rossi, a cui venivano consegnate le chiavi della città di Tavuglia. Vale, come al solito, ha fatto ridere tutti. Posso aprire e chiudere le mura del... Lui dice, andiamo al sodo, cioè come... Esatto, posso... qual è il vantaggio, no? Come okay. Posso... Quindi posso aprire e chiudere, va bene ragazzi, quindi se volete entrare nel castello dovete chiedere a me. Quello che Lorenzo era vero, che andava più forte, mi è venuto a prendere e appena mi ha passato, mi sono ricordato quello che ci eravamo detti prima della gara, ho detto, va, adesso l'importante è non fare nessun errore. E mi sono steso subito, nella prima curva. Sono entrato un po' più stretto, lui mi ha passato la prima curva e io mi sono steso la seconda. E mentre scivolavo nell'erba, dicevo che somaro, che somaro, l'unica cosa che non dovevo fare. Però dopo, se non è stato detto, ho perso la gara, però ho l'idea del casco. Per Misano, che era, secondo me era tipo un back to back o qualcosa, ho chiamato subito altro. Come la gara sarebbe stata, quella successiva era appunto la gara di Misano, mi ha telefonato con fuso orario e mi ha detto... Ado, ho fatto a cagare, ho fatto una patacata, però ho l'idea per il casco e quindi siamo partiti con questa cosa dell'asinello. Il dettaglio è che l'asinello ha gli occhi di Valentino Rossi. Veramente? Che avevamo anche preso. Anche l'orecchino. Questo non me lo ricordavo. Poi ci sono Cesare e la Cecilia, che erano i miei due bulldog, che hanno il cappello d'asino. Dopo il doctor che è diventato The Donkey, sì. La cosa del comune di Tavuglia, perché quando correvo a Misano portavo la bandiera del comune di Tavuglia. Il venerdì sono poi iniziate le cose serie. Ah, per la cronaca, io ho dormito in questa stanza. Cioè le prime prove, poi le Q2, eccetera, eccetera. Il sabato c'è stata la sprint vinta da Martin, ma tanto questo lo sappiamo tutti, che poi ha vinto anche la domenica con il podio che è sempre stato lo stesso, cioè...
Jorge, Betts e Bagnaia. Betts e Bagnaia che erano mezzi rotti dopo i loro infortuni. Da qui è iniziata la rimonta di Martin, che poi ha acceso il finale di stagione. Dopo la gara, il sabato sera, ho accompagnato alcuni amici e colleghi a fare una garetta con piccole moto in uno dei tanti circuiti della Romagna, ed erano acconciati così. Giovani valenti ragazzi pronti a sfidarsi. Per concludere il primo giro con Curatola in fuga. Alla fine ha vinto lui e ci siamo fatti la foto ricordo con la ragazza che gestisce tutto l'ambaradan e che non le manda a dire, molto simpatica. Signorina Rottermeier, vedi la forza. Dopo la gara non abbiamo mancato la festa con circa 20.000 persone che si è tenuta accanto, forse 20.000 persone sono un po' troppe, comunque, che si è tenuta accanto al circuito di Misano, c'erano migliaia di persone. Noi non abbiamo fatto tardi perché poi ci aspettavano ancora due giornetti da niente, cioè il giorno di gare e il lunedì con i test. Della gara abbiamo detto, il lunedì abbiamo atteso tutti Marc Márquez, tutte le attenzioni erano su di lui, che avrebbe parlato e avrebbe fatto capire qualcosa di più sul fatto di restare o andare via da Honda. Ha parlato all'ora di pranzo, quindi quando i test non erano che a metà, e questo ci ha fatto supporre che la possibilità di andare via fosse concreta, cosa che poi infatti, come abbiamo visto tutti, è successo. Marc Márquez lascerà Honda e andrà in Ducati? Márquez ha parlato alle 13 a metà dei test, e cosa ha detto in sostanza, Giovanni? Ha detto in sostanza che va alla Ducati. Nel tardo pomeriggio ho lasciato il circuito intitolato a Marco Simoncelli. Ero diretta a Forlì, dove mi aspettava a casa e per cena un amico. Stanno tutti smontando perché il carrozzone si muove e deve raggiungere un posto molto lontano, che è l'India. Questo weekend bellissimo è finito, io torno a casa. Nell'entusiasmo del weekend, nella gioia di aver intervistato antipiloti, di aver passato un fine settimana stupendo, mi sono dimenticato di mettere benzina nell'ottimo scooter Voge SR4. E così sono rimasto a piedi in una piazzola. Il mio amico è dovuto partire da Forlì per venirmi a recuperare. Abbiamo cenato a mezzanotte e così si è concluso il mio weekend di Misano.